Eccoci qua. Ciao ragazzi, bentornati su Climax. Allora, sono nel mio piccolo studio e con Max riflettevamo ovviamente telefonicamente sull'idea di fare questo video dedicato a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al carp fishing, quindi a tutti coloro che vogliono cominciare oppure vogliono imparare o vogliono cominciare ad approcciarsi a questo tipo di pesca e non hanno idea su dove orientarsi, quindi su cosa acquistare, su come improntare la sessione di pesca e tutte queste cose qui. Quindi, visto che ce lo avete chiesto diverse volte di fare questo video e l'ultima anche nell'ultimo video di Max, abbiamo deciso di appunto di crearlo. Faccio una piccola premessa: né io né Max siamo professionisti o esperti nel settore, quindi tutto quello che vi diciamo ricordatevi che è frutto della nostra esperienza, quindi ciò che abbiamo imparato noi ve lo trasmettiamo, ve lo facciamo vedere tramite i video, quindi ci tengo a precisare questa cosa qui. In questo video cercherò di farvi vedere magari un rig basico, quindi come fare il primo vostro rig, come farvi il sacchettino, come magari impostarvi in una sessione di pesca, le cose fondamentali, essenziali sostanzialmente, e magari cercare di darvi qualche consiglio su cosa acquistare come prime attrezzature. Bene, io direi di partire dall'attrezzatura. Quindi il consiglio più sincero che possiamo darvi a riguardo all'attrezzatura è di non spendere cifre folli all'inizio, quindi non fate gli investimenti della vita per iniziare, iniziate con ne trovate molte di cose usate anche a livello di canne, mulinelli, rod, tutto, quindi partite ragazzi spendendo poco. È un consiglio che vi diamo perché ne vediamo molta di gente che parte, fa l'investimento, fa quei 1000-1500 euro di spesa iniziale, poi dopo un anno molla tutto perché magari non fa per loro, perché magari si stufano o molti altri motivi. Quindi il primo consiglio che possiamo darvi è quello di limitare le spese iniziali, quindi cercate qualcosa sull'usato, oppure il mercato comunque del carp fishing offre prezzi comunque che sono sì di fascia alta ma anche di fascia bassa, quindi potete acquistare benissimo guadini, rod pod, culle, materassini eccetera a prezzi molto convenienti, quindi questo ve lo dirà il vostro negoziante di fiducia dove siete abituati ad andare, chiedetegli appunto per iniziare che vi dia qualcosa di economico ma che sia comunque efficiente. E anche a livello di canne e mulinelli ragazzi, non dovete partire facendo gare, dovete partire imparando, quindi vi serve capire come funziona, come ci si approccia, tutto quanto, quindi anche lì il consiglio è quello di prendervi delle canne di una gamma medio-bassa, non partire con canne subito importanti. Questo perché ragazzi? Perché è una pesca tutta da scoprire, è una pesca che va scoperta, va imparata, va capita e appunto non avendola mai fatta dovete capire se la cosa vi piace o meno, quindi per questo vi dico non fate investimenti grossi sull'attrezzatura perlomeno all'inizio, aspettate, datevi del tempo e con calma l'attrezzatura tanto ve la fate. Quindi questo è un primo diciamo consiglio che possiamo darvi. Ora vi faccio vedere alcuni esempi di guadino che potete prendere, è necessario, adesso non mi ricordo se l'apertura mi sembra sia un minimo di 80-90 cm, adesso non ricordo esattamente bene, comunque mi sembra 80 cm minimo, posso anche sbagliarmi. Poi come vedete ci sono le culle, i materassini, le sacche di rilascio, le barchette, insomma queste sono cose che potete acquistare che servono, sono molto importanti per praticare questo tipo di pesca, perché ovviamente noi l'interesse nostro è quello sì di divertirci e prendere la carpa, però è anche quello di salvaguardarla, quindi bisogna avere tutta l'attrezzatura del dopo pesca per cercare di non far male alle carpe. Comunque vedrete un video dedicato più avanti dove parleremo di tutta la fase del mantenimento. Quindi per le attrezzature ragazzi questo è il primo consiglio: investimenti minimi
per partire e dopo col tempo l'attrezzatura bella ve la fate, fidatevi. Questa è una prima cosa. Poi ovviamente dovete fare delle montature, quindi qui nasce un altro problema: che montatura, come va fatta la montatura alla carpa? Ora vi faccio vedere la montatura, quella forse più classica, più stupida, più semplice che potete fare. Allora ragazzi, l'air rig, il rig più semplice e più veloce da fare in assoluto. Vi basterà avere semplicemente un amo e il filo per fare la montatura. E vabbè, questi sono ovviamente gli ami e il filo che uso io. Voi ovviamente potete prendere l'amo e il filo che preferite. Però prima di tutto questo, siccome questo è un video dove che è praticamente rivolto a quelli di voi che stanno cominciando, quindi a quelli di voi che iniziano, prima di questo c'è quello che viene prima dal rig, ovvero il vostro filo che avete, adesso ovviamente ho preso un spezzone di filo, il filo che voi avete nel vostro mulinello, quindi lo imbobinate, esce dal cimino della canna e vi ritrovate con lo spezzone di filo. Da qui dovete far partire tutto. Cosa ci va prima del rig? Ci va la montatura, quella per il piombo. Io uso quelle di Nash, voi potete prendere Fox, Nash, potete prendere quelle che volete. È questa qui. È una montatura a sgancio rapido. Cosa vuol dire? Vuol dire che poi il piombo che noi andremo a mettere in questa montatura è un piombo che praticamente nel caso in cui si dovesse incastrare, diciamo, in qualche sasso, in qualche ramo, la montatura consentirà al piombo di staccarsi. Poi vi farò vedere come funziona esattamente. Ora vi faccio vedere come collegare questo alla lenza madre e poi al rig. Partiamo dal filo, quindi voi avete il filo che arriva giustamente dalla vostra canna, lo fate inserire la parte, diciamo, finale della montatura del piombo, l'altro pezzo. Ora ed eccolo qui, quindi siamo in questa condizione, ok? Poi cosa dovete fare? Prendere la vostra girella. Io uso le girelle a sgancio rapido perché semplicemente se devo cambiare rig faccio prima. Sono delle girelle che, anziché avere da entrambe le parti la parte chiusa, da un lato è, vediamo se riesco a farvi vedere, eccola qui, c'è la clip che si sgancia e si aggancia praticamente veloce. Ora vado ad agganciare il filo a questa qui. Ok, per agganciarlo faccio in questa maniera, spero si veda nel video. Quindi lascio un cappio e comincio a girare il filo 5, 6, 7 volte attorno più o meno e faccio ripassare sempre l'estremità del filo dentro il primo cappio iniziale. Tiro il tutto e avete legato il vostro filo alla girella. Vado a togliere l'eccedenza. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo girella e la montatura per il piombo. Ora tiro il tutto e la girella andrà a incastrarsi dentro la montatura del piombo. Ok? Ora andrò a zoomare un po' così magari riuscite a rendervi conto un po' meglio di quello che sto facendo. Ed eccolo qui. Ovviamente poi dobbiamo metterci il piombo. Prendo il piombo, lo incastro nella sua sede e chiudo il tutto. Vado a chiudere il tutto in questa maniera. Ecco qua. E voi avrete questo risultato. Perché sgancio rapido? Allora, adesso facciamo finta che di qua ci sia la carpa che tira.
questo è il vostro piombo che si incastra, ok, si incastra da qualche parte. La carpa tira di qui, il piombo è incastrato qui, il piombo si sganza e voi siete liberi di continuare il vostro combattimento con la carpa. Questo aiuta voi a riuscire a recuperare intanto il pesce, e in primis il pesce è libero, quindi non è vincolato poi a restare bloccato lì oppure a recarsi qualche danno, insomma, sulla parte delle labbra della bocca. Quindi questa è la parte iniziale, tutto parte da qui. Da qui in poi ci sono i rig, e noi adesso andremo a fare l'air rig che vi dicevo. Quindi prendete il filo e il vostro amo, ok? Allora, tirate via, sbobinate uno spezzone di filo, ok ragazzi? Bene, la prima cosa da fare è un'asola, quindi fate un'asola, occhio, io ve lo sto spiegando come l'ho imparato, ragazzi? Bene, tenete sempre presente quello che vi sto dicendo. Fatta l'asolina, vado a tagliare la parte in eccesso e mi ritrovo con la mia asola. Adesso devo prendere una boilies, una o due, quindi qui adesso sta a voi decidere, ma dovete deciderlo ora, perché adesso determinate anche la lunghezza poi del capello del rig. Quindi ora facciamo un esempio, farò il rig con una boilies, quindi prendo una boilies, la infilzo con l'aghetto e faccio entrare il laghetto nell'asola, tiro su la boilies, mi lascio fuori un po' di asolina qui per mettere lo stopperino. Anche di questi, ragazzi, ce ne sono un mucchio in commercio, ce ne sono tantissimi, quindi decidete voi quale prendere, il colore, la forma, vedete un po' voi. Tirate il tutto e avete questa situazione, ok? Avete bloccato in questo momento la vostra boilies nel filo. Ora dovete tagliare il filo, quindi qui decidete voi più o meno quanto lungo volete fare il rig, 15, 10, 15, 20 cm, decidetelo voi. Quindi qui avete adesso il vostro filo. Prendete l'amo, ok? Allora, il filo va fatto entrare dall'esterno verso l'interno, quindi da fuori verso dentro. Un attimo che volevo farlo vedere così, ma non ci riesco. Quindi da fuori verso dentro faccio scorrere il filo e avvicino la boilies all'amo. Ok, adesso qui determinate la funzionalità del rig, perché la boilies deve avere questa mobilità, ok? Deve riuscire a scorrere in questa maniera, deve riuscire ad arrivare alla punta dell'amo senza toccare l'amo, ok? Quindi qui voi adesso decidete la distanza adeguata. Una volta decisa, bloccate il tutto e cominciate a fare dei giri attorno il gambo dell'amo, ok? Quanti giri fare? Vedete un po' voi. Solitamente io arrivo fino alla punta dell'amo, più o meno. Torno un po' indietro e faccio ripassare sempre il filo dall'esterno verso l'interno. È molto importante, perché se voi lo fate passare al contrario, non allama e il rig non funziona. Tiro e avete fatto praticamente il rig. Questa è praticamente la montatura fatta, veloce. Poi qui adesso, se avete le girelle quelle fisse da entrambi i lati, prendete, fate il nodo che avete fatto, che abbiamo fatto prima per legare l'asola. Altrimenti, nel caso mio, avendo le girelle a sgancio rapido, vado a farmi un'altra asola, perché sarà poi quella che userò per agganciare il rig velocemente nella montatura, appunto, per il piombo. Anche qui taglio l'eccedenza ed eccolo qui, e io ho fatto il mio rig. Ora da qui si possono avere altre piccole sfumature, ovvero questa è la base.
Poi da qui potete mettere un anti-tangle, che è questo qui, che va messo praticamente qui, serve a facilitare in fase di lancio il rig che non vada a ingrovigliarsi più di tanto. Potete mettere anche un kickers, che adesso ve lo mostro, lo sto prendendo, vediamo questo, sì. I kickers sono questi qui, ok? Questi vanno messi qui e praticamente vanno a incurvare ancora di più la forma, diciamo, del filo per facilitare ancora una cattura migliore. Come vanno messi questi? Allora, vi faccio vedere, visto che ci siamo. Prendete sempre il kickers e fate scorrerlo dentro il laghetto, ok? In questa maniera. Asola. Ok, fate scorrere il kickers che andrà fino a giù in questa maniera. E poi lo spingete. Non deve entrare molto comodo, dovete un po' faticare, altrimenti si muove troppo e non va bene. Il rig poteva essere benissimo funzionale come l'abbiamo fatto prima, potevate tranquillamente andare in pesca così, però visto che ci siamo vi mostro anche questa variante che potete fare, che va sicuramente ad aiutarvi, diciamo, in fase di allamata. Ora credo che non vada nemmeno bene l'amo che ho usato per questo kickers, ma vediamo di incastrarlo lo stesso se ce la faccio. Sì, ci riesco, ok. Perché anche qui, ragazzi, ce ne sono di varie misure. Io ora ne ho preso anche uno che sarebbe anche troppo piccolino per quest'amo, ma va bene lo stesso, ok. Eccolo qui. E ho messo il kickers, ok? E poi anche l'antitangle, stessa cosa, mettetelo nel laghetto. Qui andate meglio con un laghetto come questo, con la punta sempre all'interno della vostra asola, e lo fate scorrere. Ecco qui. E avete fatto il vostro rig per cominciare a praticare questa pesca. Ripeto, l'antitangle e il kicker sono due varianti, potete anche fare a meno di farle, non è necessario, le fate se volete farlo, ma ripeto, potete benissimo andare in pesca anche senza questi due accessori. È solo un aiuto, diciamo, in fase di lancio, e questo in fase di allamata. Ora collego il rig alla mia montatura. Quindi prendo l'asola che ho fatto e la incastro nella girella. Ecco qua. E poi ovviamente tiro su. Questo che andrà a bloccare anche, mi aiuterà a bloccare la girella. Ecco qui. Bene ragazzi, questo è quello che dovete fare all'inizio, quindi partite così senza troppe difficoltà, senza troppi rig particolari con anellini di rig. Intanto, per chi comincia, per chi si approccia per la prima volta in questa pesca e vuole provare a fare il primo rig, il mio consiglio è: partite con questo rig. È semplice, veloce ed efficace. Ripeto, potete fare a meno di mettere l'antitangle e anche il kickers. Vi basterà avere semplicemente l'amo e il vostro filo. Bene. Poi ragazzi, per vedere se il vostro rig è efficace, prendete, vi mettete così e lo fate scorrere, ok? Deve incastrarsi, ok? Deve pungere, deve bloccarsi in questa maniera. Se non si blocca, vuol dire che il rig non è efficace, ok? Se il rig passa dall'altra parte senza allamarsi così, vuol dire che dovrete in qualche maniera rivederlo o rifarlo, perché non funziona, d'accordo? Fate questa prova, è molto importante farla, ok?
Questo è praticamente quello che succede quando la carpa sputa la boilies, ok? Sputa, si allama e voi ferrate. Bene ragazzi, allora avete visto l'air rig, molto semplice, veloce da fare e richiede veramente poco materiale. Secondo me è uno dei rig più belli che si possono fare, anche perché è il più semplice e secondo me è indicato per tutti. Quindi se volete partire con un rig, sinceramente e personalmente partite con questo, che è molto veloce da fare, richiede veramente una spesa minima e appunto vi consente comunque di fare le vostre catture tranquillamente. Le due varianti che vi ho fatto vedere, ripeto, se volete farle o meno sta a voi, ma ripeto, non sono necessarie, sono utili, aiutano, ma non sono necessarie. Quindi detto questo, allora avete la vostra attrezzatura, ok? Quindi la vostra attrezzatura l'avete scelta, avete fatto i vostri rig, quindi siete pronti, i rig li avete fatti, ora mancano le esche, quindi la scelta della boilies. Qui ragazzi, la scelta della boilies vi si apre un'altra volta un altro mondo molto vasto e ampio, perché il mercato ne propone veramente tante e talvolta scegliere è anche difficile. Quindi personalmente vi consiglio di documentarvi un po', fare qualche domanda, scegliervi magari una marca, dedicarvi a quella e magari conoscere a fondo tutte le varie sfumature e appunto quello che propongono. Quindi anche lì andate nel vostro negozio, chiedete consiglio ai vostri negozianti e magari, se riuscite, contattate qualche tester che magari vi sa sicuramente indicare meglio riguardo magari una marca specifica, magari quale possa essere l'esca migliore per voi. Quindi questo è quello che vi consiglio. Ora avete scelto anche la boilies, ok, perfetto. Quindi abbiamo tutto, materiale, rig, avete scelto la vostra linea di boilies, ora si va in pesca. Quindi siete arrivati davanti il vostro lago, il vostro Ticket Lake, in un fiume, in ogni caso dove volete, e dovete cominciate, innescate le vostre boilies e dovete adesso lanciare il tutto in acqua. Qui ragazzi, allora, o prendete il rig così come lo avete fatto e lanciate, e poi gli lanciate dietro con il cobra oppure con la fionda qualche boile sopra, altrimenti potete aiutarvi con i sacchettini PVA. I sacchettini PVA sono, ora vi faccio vedere, dei sacchettini solubili, si sciolgono in acqua dopo qualche secondo, adesso esattamente non so, circa un 10 secondi più o meno si mettono, si sciolgono in acqua. Qui dentro ragazzi potete mettere del pellet, le boilies, quindi potete metterci quello che voi volete per pasturarvi la zona intorno al vostro innesco. Potete anche metterci il vostro rig qui dentro, quindi rig, piombo e tutto. Diciamo che principalmente ci sono tre modi per usarlo, insomma, questo sacchettino. Adesso ve li faccio vedere. Allora ragazzi, un modo è questo: voi avete il vostro sacchettino, ok? Quindi primo modo, mettete il pellet all'interno del sacchettino, li metto qui sopra, sennò sporco dappertutto. Ok, avete fatto il vostro sacchettino, quindi ora lo chiudete. Sono solubili, quindi se l'ho fatto questa cosa qui, ok, e girate ancora un po', il sacchettino rimarrà chiuso, ok? Eccolo qui, rimane chiuso. Allora adesso potete fare o così, che è la via più veloce, ma rischiate anche di avere il sacchettino che va da una parte e il vostro innesco da un'altra. Quindi o fate così, ecco, lo agganciate in questa maniera, ok, e lanciate il tutto, eccolo qui. Quindi o lo agganciate così, altrimenti potete fare come facciamo io e anche Max, fare in questa maniera. Ora vi faccio vedere come. Allora, prendete il vostro sacchettino,
lo aprite. Allora, adesso vi mostro come faccio io lo rovescio. L'ho già mostrato più di qualche volta in più video, ma ve lo rifaccio vedere anche qui. Quindi ho preso il sacchettino, ok, così com'è, e l'ho girato, l'ho capovolto sotto sopra. Aggancio il mio innesco qui alla fine, ok, in questa maniera. Bene, rigiro il sacchettino così. Quindi io adesso mi ritrovo ad avere la mia boilies, il mio amo, all'interno del mio sacchettino. Ora ci metto un po' di pellet, quindi vado a mettere un po' di pellet, copro la boilies e l'amo e vado ad inserire anche il piombo sempre all'interno, eccolo qui. Ora ho praticamente messo tutto nel sacchettino, vado a riempirlo ancora con del pellet. Eccolo qui. Faccio lo stesso lavoro di prima, quindi vado a richiudere tutto, ok, in questa maniera, sempre, ecco, grande. Queste cose succedono sempre solo quando devo fare i video, ovviamente, perché non c'è un altro momento, devono succedere adesso, quindi ok. Girate, ok, e andate a fare lo stesso lavoro di prima, quindi bagnate il sacchettino PVA, aspettate un attimo, ma qual è la differenza? Che qui avete tutto quanto dentro, quindi voi prendete e lanciate direttamente questo. Il vantaggio qual è? Il vantaggio è che siete sicuri che quando il sacchettino arriverà nel fondo si deposita tutto il pellet e avete il vostro innesco bello al centro. Quindi questo è un sistema di fare il sacchettino, diciamo, che l'hanno insegnato a me personalmente, quindi ora io ve lo sto dicendo anche a voi. Altrimenti potete fare la stessa cosa senza attaccare l'amo, quindi prendete il sacchettino, lo aprite, mettete dentro il tutto e ci buttate dentro il pellet, chiudete come ho fatto adesso e siete a posto. Quindi questo sono, diciamo, i tre modi che potete fare i sacchettini PVA. Bene ragazzi, allora abbiamo visto anche i sacchettini PVA, non è niente di complicato, niente di complesso, avete visto, è molto semplice usarli e non ci vuole granché. Anche qui sta a voi scegliere quali prendere, perché ovviamente ce ne sono diversi tipi, diverse marche, ogni marca fa i suoi, quindi vedete anche qui voi quale fa il caso vostro. Quindi misure ce ne sono, scegliete quella che più vi aggrada, quella che più vi piace, e poi fate quello che vi ho fatto vedere, che tanto ci mettete veramente un attimo. Bene ragazzi, allora facendo un piccolo riassunto, per affrontare la vostra sessione di pesca, set di canne, una, due o tre, quelle che volete, pod o picchetti, ok, sensori, ripeto, anche qui vedete voi se prenderli o meno, potete iniziare non facendo questa spesa, stando vicino alle canne, frizione aperta, oppure magari prendete dei sensori usati o magari qualcosa di un costo relativamente basso. Potete anche prendervi i sensori costosi, per dire, ragazzi, solo che sono solo consigli giusto per iniziare. Quindi canne, mulinelli, un pod o picchetti, sensori, poi il guadino. Il guadino, come vi dicevo prima, deve essere un guadino adeguato. Quando andate in un negozio di pesca sicuramente vi sanno consigliare il guadino giusto. Poi culla, materassino, sacca di mantenimento, sono cose molto importanti per la salvaguardia del pesce, perché ragazzi, una volta che voi avete preso il pesce, poi dovete tirarlo a riva, portarlo su, dovete slamarlo, se vi volete fare la foto dovete farvi la foto e poi dovete rilasciarlo. Quindi tutto questo senza un guadino che vi consente di inguadinare il pesce in maniera, diciamo, comoda, senza una culla o un materassino dove appoggiarlo per poi slamarlo, eccetera,
diciamo che se non avete queste cose, secondo me è meglio che restiate un attimo fermi, aspettate un attimino, quando le avete prese andate in pesca, perché è molto importante appoggiare la carpa in un qualcosa di comodo e che non le possa far male, insomma, ecco, questo è il, sostanzialmente il concetto. E poi ragazzi, una serie, perché ovviamente è una pesca d'attesa, quindi c'è da aspettare, vi consiglio di prendervi una sedia comoda dove sedervi e bervi magari qualche caffè, qualche tè in compagnia della vostra socia in pesca finché attendete la vostra partenza. Ora, facciamo un altro piccolo riassunto sui comportamenti che dovreste avere quando andate in pesca. Allora, innanzitutto ragazzi, ricordatevi che siete voi gli unici responsabili del pesce quando praticamente lo inguadinate, lo tirate fuori dall'acqua, quindi la responsabilità lì è unicamente vostra, quindi mi raccomando, non cercate di avere tutte le cure possibili. Per questo sia io che Max ci raccomandiamo sempre, quando ci chiedete, ragazzi, spendete poco ma prendetevi tutto, perché è importante anche avere quelle cose che servono appunto poi per la fase della slamatura e appunto il rilascio del pesce, quindi molto importante questa cosa qui. Che siate in libera o in un laghetto a pagamento non cambia nulla, anzi in alcuni laghetti a pagamento dentro hanno dei materassini di spugna gialli. Ecco, possibilmente ragazzi non usateli, ma entrate con la vostra attrezzatura, entrate con le vostre culle, i vostri materassini, sacche di rilascio e usate ugualmente quelle, anche se loro mettono lì in notazione quello. È importante perché comunque sì, ragazzi, è sempre comunque una forma di rispetto, quindi mi raccomando, non trascurate. Lo so che alle volte magari vi scoccia perché magari avete tanta roba, però ragazzi, purtroppo o per fortuna ci sono e bisogna usarle, quindi questo è fondamentale. Poi ricordatevi che se pescate in libera, occhio a permessi, licenze e quant'altro, perché ovviamente in alcuni posti è necessario avere sia licenza che FIPSAS, mentre in altri basta avere solo la licenza, quindi mi raccomando, prima di recarvi in pesca informatevi su cosa avete bisogno. Questo ve lo potrà dire sicuramente qualche negoziante che lo saprà, e sicuramente lo potete trovare anche in qualche sito internet della vostra regione, anche se adesso il regolamento mi sembra sia regionale, quindi non è più provinciale, quindi in teoria adesso c'è un regolamento unico che vale per tutti, se non ho capito male. Quindi basterà andare un attimo nei social, in internet, e cercare un attimo i regolamenti. Però ci sono zone dove ancora è concessione FIPSAS e altre no, quindi mi raccomando, informatevi, le multe sono salate e più delle volte c'è anche il sequestro dell'attrezzatura, dipende sempre poi dall'inflazione. Comunque mi raccomando, occhio. Un'altra cosa importante è, sempre mi leggo al discorso di prima, ragazzi, la carpa quando la tirate fuori dall'acqua, quindi l'avete inguadinata, l'avete appoggiata nel vostro materassino, culla, quello che è, mi raccomando, bagnatela subito, acqua, l'acqua, mi raccomando, quella del canale, del lago, della cava, insomma dove siete, quella lì, mi raccomando. E se avete bracciali, anelli, qualcosa insomma sulle braccia che può in qualche maniera ferire la carpa, toglieteveli, perché quando poi la prendete in mano per farvi la foto o anche semplicemente per ruotarla o girarla, rischiate di ferirla, perché comunque lei non sta ferma, quindi continua a muoversi e c'è il rischio che gli fate male, quindi questa è un'altra cosa. Un altro aspetto importante è la pulizia, quindi siate rispettosi del posto in cui siete. Ripeto, che sia libera che sia a pagamento non cambia niente, sempre comunque lasciate pulito. È bruttissimo andare nelle rive dei fiumi e trovare immondizia, lattine, patatine, bottiglie d'acqua, è veramente brutto, quindi mi raccomando, in primis il carp fishing è anche questo, ok? Non è solo il pescare una carpa, ma è anche un discorso etico, quindi ragazzi, vi raccomando, siate sempre puliti in questo contesto qui, quindi portatevi da casa un sacchettino, l'immondizia la buttate lì dentro, poi ve la riportate a casa. Quindi questo è un po' il sunto del discorso, poche regole ma bisogna rispettarle, bisogna farle bene e innanzitutto bisogna avere
rispetto del posto e del pesce. Questa è la cosa fondamentale. Ma la cosa più importante, ragazzi, è che vi divertiate, che sperimentate, che provate con la vostra testa. Mi raccomando, usate sempre la vostra testa, non usate la testa degli altri. Quando vi danno un consiglio, quando vi dicono fai così, prendi questo, prendi l'altro, ragazzi, ragionateci se vi serve. Il più delle volte la gente compra roba perché gli viene detta, perché gli viene consigliata e non gli serve a nulla. Quindi mi raccomando, ragionate sempre sugli acquisti che fate, perché potete investire quei soldi in qualcosa che veramente vi potrebbe essere utile e magari li spendete in qualcosa che alla fine non vi serve. Quindi mi raccomando, questo è forse il consiglio più grande che possiamo darvi, proprio questo, quindi di ragionare, di valutare sempre. Detto questo, ragazzi, abbiamo visto l'attrezzatura, cosa appunto vi potrebbe servire per le prime sessioni. Vi ho fatto vedere il rig che potreste fare all'inizio, quindi uno tra i rig più semplici ed efficaci che attualmente c'è. Vi ho fatto vedere un sacchettino PVA, quindi due o tre modi per costruirlo appunto e poi lanciarlo in acqua, e poi abbiamo visto appunto la parte un po' quella comportamentale, quindi il fatto di essere sempre responsabili riguardo il pesce, riguardo il posto, e avere sempre le dovute precauzioni in tutto, mi raccomando. Detto questo, ragazzi, io spero in qualche maniera di aver risposto a qualche domanda che ci avete fatto adesso in passato. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto o vi sia d'aiuto in un futuro, e detto questo io vi do appuntamento al prossimo video di Creemax e vi auguro tante belle cose. Ciao, ragazzi!